prima volta che guido un furgone Ford. In pista, vero? No, no, dico in generale. Ah, in generale. Perché dove ho sempre lavorato c'erano Fiat o Peugeot. Mm-hmm. Quindi questo è il modello con il nuovo motore, da 4 mesi che stiamo commercializzando questo motore, è il 2170 cavalli questo. Minchia. Io il massimo che ho guidato di furgoni con 150 cavalli mi sembra. Mm-hmm. Giustamente è bene che fanno le ambulanze strapotenti. Sì, sono autista certo. D'ambulanza. Tra l'altro la mia macchina preferita. Considera che le ambulanze, che poi vabbè, la falsa riga, il prodotto è sempre questo, quindi cambia solo la scocca che è vetrata posteriore, quelle che stiamo vendendo sono tutte 170 cavalli. Ah, bene. Sì. La mia auto preferita è Ford. Quale? Mustang. Dovevi andare a Valle Lunga 2 settimane fa allora. Non so se sei andato. No. Abbiamo fatto un evento di 2 giorni, sabato e domenica, c'erano 40 Mustang di 5.000 più le RS, quelle da 480 cavalli. Ori, stai registrando? Certo, vai, vai tranquillo. E altre auto? Auto, vettura. Figata, cazzo. Mai sceso in pista. Dopo so camera, cazzo. Qui mangio i cani, tu vai dritto. Sono già venuto anche l'anno scorso. Ah, okay. Poi il secondo giro che faccio. Quindi sei carico. Lo. Sì. Cazzo, questo lo faccio solo la PlayStation. Io. Però. Però che spinta. Sì, sai. Considera che hai provato l'altro modello di Ford, il Custom. No. Quello ti impressiona ancora di più, perché essendo più leggero, meno pesante rispetto a questo, questo è un 35 quintali. Dietro hai 350 kg qui, prova a spingere. Ah, devi scalare. Non andava bene in terzo. Cazzo, che spettacolo. Vai Shumi. Là c'è una curva a sinistra, ma cazzo, la memoria è buona. L'anno scorso mi diceva non so guidare 130, va bene, non so più 130. Ma anche adesso è così, però se non hai nessuno davanti, cioè, puoi anche spingere un pochettino. Poi sai, ma sono vari sistemi, quindi non c'è nessun problema. Io sono abituato a guidare senza i controlli. Sì. Anche perché ho una macchina del 2000, quindi non ce li hai, non trovo. Poi anche vabbè, per me, dico, sono io che guido, non il veicolo. Sono contro controllo di trazioni, stabilità, contro il cambio automatico. I mezzi oggi. Ah, beh, ma che bello questo pezzo qui. Questo è bellissimo. C'è la curva a sinistra anche qua, ma è lungo. Esatto. Qua 300 metri, giusto? Sì, poi puoi tenere giù qui, Sì. La curva è abbastanza larga poi. Sì. La prima stringe un po', per le altre due vai dritto. Le altre, c'è una in fondo a destra lì che aspetta. Sì, esatto. Se la fortuna di non avere camion puoi tirare, dai. E qui c'è l'unione dell'altro. I camion pesanti vengono fuori da qua, quindi qui un pochino puoi tirare. Bello. Sei in quarta ancora. Motore, cazzo. Sì. Un'altra cosina avrei fatto la doppietta, però. Però non serviva.
però si vede una certa qualità. No, vabbè, dai. Furgone. Sì, sì. Piacere. Molto stabile. Non so se hai sentito, ma si è intervenuto per un paio di volte il controllo del carico, no? Il controllo del carico, perché i sacchi dietro scivolavano. Mm-hmm. E quindi... Ah, ma è carico? Sì, ci sono 350 kg dietro. Minchia! Ah. Cazzo, allora dietro viaggio, ragazzi. Dietro hai i sacchi di sabbia. E andava così? Eh? Sì. Porca puttana. Sì, sì. Come si dice, me coglione. Allora, qui lo devi parcheggiare davanti a questo con la cabina arancio. Quindi tu hai guida? No, adesso no, perché... Quindi allora lo mettiamo, vabbè, si sposteranno questi due qua. Io non li soccorro. No, vabbè, certo. Metti pure la freccia, vai dentro. Poi si vengono sotto, sono cazzi loro. Quindi... Mi spaventa il bambino. No, no, beh, tranquillo, ragazzi. A posto, ragazzi. Grazie. Grazie. Come è andato il giro?